noi non vogliamo nessun privilegio rispetto agli altri corpi di polizia, vogliamo solamente un'equiparazione. Non privilegi dunque, ma equità. È questo quello che hanno chiesto i vigili del fuoco di Arezzo nel corso del sit-in davanti al Palazzo del Governo in piazza Poggio del Sole, dove, coordinati dal sindacato autonomo CONAPO, hanno richiesto ed ottenuto un incontro con il prefetto Alessandra Guidi per far sì che inoltri le loro istanze al Ministero. Le nostre retribuzioni sono inferiori di circa 300-400 euro rispetto agli altri sempre forze di polizia, e anche a livello pensionistico noi siamo bistrattati, diciamo, rispetto agli altri corpi. Purtroppo è un corpo il nostro che sta invecchiando, l'età media dei vigili del fuoco sono 48 anni. Noi dal primo giorno che entriamo all'ultimo che andiamo in pensione facciamo le partenze, cioè montiamo nel camion e andiamo a fare soccorso, con tutti i problemi che uno può incontrare a 60 anni montare su un camion, non ha più di 25 anni. Una grave carenza di personale, questa è un'altra delle problematiche sollevate dal sindacato autonomo del Corpo dei Vigili del Fuoco. A livello nazionale manca circa 3.000 vigili, qui ad Arezzo l'organico manca soprattutto nel personale qualificato, quindi capo squadra e capo reparto, una carenza del 20-30% di queste figure. Una protesta che si è articolata su tutta la penisola al grido di "non siamo un corpo di serie B". Davanti a tutte le prefetture d'Italia il CONAPO, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, protesta davanti a tutte le prefetture, quindi tutte le prefetture provinciali, e una manifestazione principale a Roma davanti alla sede del NCD. E se dall'orizzonte nazionale si scende nella realtà della provincia aretina, le problematiche non sono da meno, una su tutte quella che riguarda il distaccamento di San Sepolcro. La gente, magari la maggior parte, neanche lo sa, perché vedono che c'è un distaccamento, chi passa lì davanti, i vigili del fuoco, ma in realtà sono volontari che, per quanto meritevoli, per quanto si sono sempre impegnati, ad oggi non riescono a garantire la copertura nelle 24 ore, cosa che purtroppo si è già verificato con eventi anche drammatici negli ultimi tempi, tutti lo sappiamo, non tutti sanno forse che poteva essere qualcuno di questi eventi evitato, se ci fosse stata la presenza di un distaccamento di professionisti disponibili 24 ore su 24.